E se fuori piove noi ci siamo col Franco Agostino Teatro Festival. 26 anni, ma l'emozione è quella del primo anno. A me batte fortissimo il cuore per tutti voi. Vi voglio ringraziare, voi, i vostri professori che vi hanno portato, i dirigenti scolastici, per valutare il lavoro dei vostri compagni che ci hanno messo passione e impegno. E che nel ricordo di Franco, Gloria permette a tantissimi anni e a tanti ragazzi come voi di conoscere e scoprire il teatro. Che è una cosa meravigliosa perché permette per un momento di vivere la vita degli altri. Cioè, quando tu diventi un altro personaggio, in qualche modo ti immagini anche che puoi fare qualcos'altro nella vita. Sono il gigante con un'occhia solo! Sono io, Polifemo il Ciclope! Aulisse, ma la bocca chiusa no, tra tutti quelli che si potevano incontrare è proprio il ciclope. Se sono pericolose dovete fare come me, dovete legarvi al palo, il loro richiamo è più forte della ragione. Oh capo, sono dei merluzzi con dei capelli. Buona giornata a te, cara dolce bella Penelope. No, dico, provate a indovinare chi vince la gara. Ulisse, sì, vince Ulisse, che si svela a Penelope e vissero tutti felici e contenti. Ma insomma, un po' di suspense, hai rovinato la sorpresa. Non è vero? Ah, se fossi capace di realizzare un'opera così bella. È proprio meravigliosa. Direi più che altro grandiosa. Sì, grandiosa. Chi siete? Oh. Ah, non abbiamo capito da dove venite. Ma che lingua parla? Non è una lingua, sono versi. Allora dobbiamo stare attenti. Sono così diversi da noi che potrebbero essere pericolosi. Volavo felice più in alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spazio. Carina questa musichetta, iniziano le prove? Ma quale prove? Che non abbiamo neanche il tendone! Avete visto? Si può fare benissimo anche senza tendoni. Forza, tutti in posizione. Ed ecco a voi il nostro circo, sorprendente. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, ma te lo dico subito, l'aiuto più grande viene da noi stessi. Mi riuscirò mai a parlare come tutti? Questo dipenderà da te. Il mondo è pieno di amici, pronti ad aiutarti, pronti a salvarti, basta che tu lo veda. Ma sono tutto diverso! Il dolore porta con sé tante prove e tu le hai tutte superate. Ti sei salvato, sei libero per sempre. Anche stamattina, secondo me, il teatro tira fuori il meglio di quello che siamo. Cioè, io sono convinta che qua succedono delle magie. È come se ci trasformassimo e tirassimo fuori il meglio di quello che siamo, la cosa più bella che abbiamo dentro di noi. We'll be right back.
Dai, te lo sei scritto sul corso. Ma come ti sei cancellato? Vabbè. Mi svegliai di soprassalto. All'alba, con l'arrivo del sole, la neve si era sciolta. Tutto ad un tratto, tutta la nave con le vele spiegate venne inghiottita dal mostro. Eppure i marinai, eppure il sultano Sulemani II. Sì, c'è il dio vulcano! Sono il dio vulcano! Il dio vulcano! Sono il dio vulcano! Oggi non c'è posto per me. Io amo viaggiare con la fantasia e cerco sempre l'avventura. La mia realtà è ricca di colori. Non è più notte, è giorno in piedi! Ancora sono, lasciami dormire! Tutti i giorni lo stesso paesaggio da illuminare. Che noia! Anche quelli che amano la notte finiscono per odiarmi. Che sta succedendo? La terra ha smesso di girare. Rendiamo l'aria irrespirabile. E siamo solo a consumare e a fare soldi. Dobbiamo essere ragionevoli, rispettare la terra, gli animali, gli altri uomini, condividere ricchezze. Beh, basta così. Chi è morto ha un destino più felice di chi resta vivo. È meglio morire che vivere nel dolore. Qua sono, a Longarone, dove erano i miei figli, prima vivi e dopo 6 minuti, via, spariti nell'acqua. È un mondo che sta cambiando. Sveglia, sta cambiando il mondo, devi farne parte. Lassù, nel 1960, non si butta via niente. Prima che la casa vada sott'acqua, porti via tutto quello che puoi salvare. Già, ma questo è l'ultimo anno. La governeremo noi la scuola. Puoi dirlo forte, Rizzo. Cosa ci fai qua? Pensavo fossi in Australia. Invece sono in Asia. Sono lieto di vederti, pupa. Ma un certo giro, capisci? In questa notte brillantosa assisterete coi vostri occhi ad una favola mielosa. E voi qui, riuniti in questo loco, qualcuno attento e qualcun altro sospettoso, assisterete quasi per gioco ad un contendere amoroso. E che voi due avete versato la pozione sulla testa sbagliata. Avete da dire qualcosa in vostra discolpa? Ora basta, siete due idioti. Sì, sì signora. E fate conto di aver sognato e di essere tornati per un po' bambini e per un po' di aver immaginato la nostra baracca e i burattini. Alburga Ignatia Mozart! Mozart è un cognome, perciò io sono Mozart tanto quanto lo è mio fratello. Ma in che modo se mio padre non mi permetteva di comporre? Io suonavo la sera, di nascosto. Lavoro tra le crepe, dove il corpo inizia a cantare, la voce comincia a danzare ed il teatro diventa cinema. Per tutte quelle donne, per tutti i secoli e generazioni di donne, di voci ribelli che hanno cercato di esprimersi. Si comincia con la destra, con la destra. Concentrati, concentrati. Aspetta un momento, fa calma. Musica. Yeah.
sei spettacoli. Tante cose abbiamo visto. E la giuria dei ragazzi composta da voi ha dato il premio della giuria dei ragazzi allo spettacolo Baracca e Burattini del liceo Bellini. E anche questo è un premio importante, che è il premio della giuria degli esperti. Vince il premio Le mirabolanti avventure del barone di Munchausen. Forza ragazzi! Salutiamo! Ciao a tutti! Ci vediamo nel 2025! I cuori sempre in alto!